Buonasera a tutti i web spettatori da Alfredo Pauciulo per questa nuova puntata di Open Market, Spazio, Economia e Mercati, che come sempre va in onda ogni due venerdì a distanza di 15 giorni su Liberi TV. E anche stasera, come sempre, facciamo il nostro punto di analisi finanziaria, non senza prima fare il nostro punto di analisi speech. Delle nostre possibilità geopolitica rispetto alla quale si hanno poi le conseguenze finanziarie di cui andiamo a dire poi successivamente. E questo è il taglio che stiamo dando da quasi tutte le nostre puntate, cioè verificare gli eventi che accadono sui mercati anche e soprattutto alla luce dei movimenti che avvengono sul piano geopolitico e di politica economica a livello nazionale ed internazionale. Ebbene, innanzitutto dal punto di vista politico e geopolitico ci sono delle grosse novità, c'è questo nuovo governo Renzi, laddove il Presidente del Consiglio ormai non più solo incaricato, ma in carica a tutti gli effetti, con il suo discorso introduttivo. Pur senza citare alcun numero né indicare come tutte le sue proposte di rilancio economico possono essere finanziate, ha diciamo, fatto un discorso programmatico di così ampio respiro che sinceramente io mi auguro riesca a portare a termine. Se così fosse ci risolleviamo completamente, forse non solo si risolleva l'Italia ma l'Europa stessa. Chiaramente ho molti dubbi e non li ho da solo, questi dubbi sono stati altrettanto mossi dal Sole 24 Ore e da altri autorevoli giornali e giornalisti economici, laddove segnalano tutta una serie di problematiche sia nel come reperire le risorse per finanziare le attività che aveva dichiarato e che ha dichiarato di voler compiere il presidente incaricato Renzi, sia in termini anche di forza politica nel determinare una svolta all'interno in ambito europeo nella linea di politica economica che persegue questa Europa ormai a tutti gli effetti, possiamo definire tecnocratica o comunque di democrazie reali. Ebbene, proprio per confermare quanto noi ipotizzavamo, oggi Renzi, firmando il suo primo decreto da Presidente del Consiglio, ci regala un primo aumento di spesa, anche un primo aumento di tasse, anche se entrambi erano in qualche modo già previsti dal governo Letta, ma che si erano arenati in Parlamento, si sperava però che in qualche modo Renzi, vista la sua iniziale euforia, avesse già qualche soluzione pronta alternativa rispetto a questo. I due eventi in particolare che hanno comportato già da subito una prima spesa ulteriore, un primo aumento di tasse, riguardano il rifinanziamento del debito del Comune di Roma, che come ormai è noto per gli addetti ai lavori è ormai arrivato a oltre 800 milioni di euro di debiti incagliati, cioè che derivano da gestioni precedenti che con difficoltà stanno per essere ripagati, e oltre al fatto che ci sono circa altri 200 milioni di euro, almeno questa è la notizia che ascoltavamo, poi andremo ad approfondire se questa corrisponde a verità o no. Che sembrerebbero essere emersi man mano nel corso degli ultimi esercizi a guida a Marino. Questo chiaramente ha fatto sì che ci fosse una frizione tra il sindaco di Roma Marino e il presidente del consiglio incaricato, questo si è sentito pressato e quindi ha firmato un decreto che si era arenato nel Parlamento per sbloccare i soldi che dovevano essere dati al Comune di Roma per effettuarne il salvataggio finanziario. Il ministro Delrio, il vicepresidente del Consiglio Delrio, oggi ha tenuto a precisare che in realtà non si tratta di un ulteriore aumento di spesa perché
non si fa altro che anticipare questi fondi da parte che il governo non si tratterebbe altro, a suo avviso, di un anticipo di fondi fatto dal governo al Comune di Roma, che poi saranno restituiti dal commissariamento, dall'ente che ha commissariato i debiti del Comune di Roma per gli 800 milioni, quindi si tratterebbe in buona sostanza di una partita di giro. In realtà questa partita di giro, come ben dovrebbe sapere il ministro Del Rio, si manifesta come un'uscita finanziaria quest'anno sul bilancio dello Stato italiano e chiaramente comporterà un mettere una posta di credito nei confronti del Comune di Roma, del commissariamento del Comune di Roma, ma che si manifesterà nei prossimi anni. Quindi, se è vero che si tratta di una partita di giro, ma in realtà c'è uno sfasamento temporale che è un fattore molto importante per gli equilibri finanziari di un paese. È chiaro, ovviamente, che non ci aspettavamo che facessero fallire il Comune di Roma, assolutamente ci mancherebbe, ma è evidente che non le soluzioni ai problemi di debito o di crescita non stanno negli artifici contabili e quindi nel girare le partite diversi anni in cui vanno a manifestarsi, quindi nei diversi bilanci annuali, o viceversa, prendere una pezza da un lato, prendere fondi da una parte per trasferirli a un'altra. Il vero problema, come diciamo ormai da mesi, è quello di fare un nuovo tipo di politica economica in Europa che sia di espansione monetaria, nonostante però poi possono permanere i problemi di approvvigionamento delle risorse che non sono completamente legati alla semplice stampa di moneta. Quindi in questo senso e poi con la, in questo senso Renzi non ci sta dando nulla di nuovo rispetto ai governi precedenti di Monti e di Letta, poiché cerca di risolvere i problemi tirando la coperta nell'arco del tempo o tirando la coperta su vari capitoli di bilancio, ma senza, almeno per il momento, aver dato nessun segnale di voler cambiare o di voler far cambiare l'Europa la politica, l'indirizzo di politica economica. Insieme a questo, oggi ci ha anche regalato quello che altrettanto già fatto, previsto dal governo Letta, che non era comunque si era arrivato in Parlamento, cioè l'aumento dell'aliquota TASI sui servizi indivisibili dei comuni, e dando la possibilità, che verrà pagata chiaramente sul patrimonio immobiliare degli italiani, dando la possibilità ai comuni di aumentare questa aliquota fino alla 0,8% e distribuendola poi a scelta dei sindaci delle amministrazioni comunali tra prime e seconde case. Quindi Renzi, nel suo primo provvedimento, si è già, nei suoi primi due provvedimenti, si è già completamente smentito rispetto a quanto detto dal suo, nel suo discorso di insediamento, di richiesta della fiducia in Parlamento. Aspettiamo ancora un po', diamogli ancora la fiducia e vediamo se inverte la rotta così come ha detto in questi suoi discorsi al Senato e alla Camera. Altra novità di rilievo importantissima a livello geopolitico è tutto ciò che sta accadendo in Ucraina, dove se da un punto di vista la piazza di Kiev è spaccata in due tra chi vuole essere attratto dall'orbita europea, politica europea, rivendicando più diritti e più libertà, più diritti civili e più libertà, chi invece vuole permanere sotto la sfera di influenza russa, pensando che invece è lì che si può avere una maggior forma di azione libera, beh, in realtà rispetto a quello che si vive nella piazza di Kiev, almeno per quanto riportano gli organi di informazioni, i reali movimenti retrostanti non riguardano certamente, a nostro avviso, i diritti, se non solo forse di sfuggita, ma riguardano una partita ben più importante che si va a inserire in questa guerra per le risorse che stiamo vivendo ormai con questa crisi finanziaria degli ultimi anni, che rappresenta solo la punta dell'iceberg di questa sotterranea guerra per le risorse tra varie entità geopolitiche. Ebbene, ricordiamo che in Ucraina passano i tubi di uno dei gasdotti importanti, più importanti, che portano il gas dall'Europa, dalla Russia verso l'Europa. Certo, non è il più importante, perché il più importante
importante fosse quello che il South Stream che passa a sud e che arriva fino a Brindisi, ma sicuramente è comunque una, un'importanza tale da essere elemento di conflitto geopolitico laddove togliere l'Ucraina alla sfera di influenza russa e sottoporla soprattutto a un'influenza non tanto europea, così come ci viene detto, ma quanto atlantica e quindi in qualche modo statunitense, comporta di fatto frizioni con la Russia. Ancora più importante forse di questo, per capire bene il problema ucraino, è quello di tenere presente che la Russia aveva nel Mediterraneo tre porti militari, e poiché la Russia non affaccia direttamente sul Mediterraneo, questi tre porti militari erano affittati dall'esercito russo e sostanzialmente questi erano collocati in Siria, in Libia, e dico erano perché chiaramente in Libia dopo fatto saltare il regime Gheddafi, i contratti con cui Gheddafi aveva dato in fitto il porto di Bengasi, i porti libici per le flotte russe, chiaramente sono venuti meno. Allo stesso modo, pur essendo ancora in corso, a quanto insomma riusciamo a leggere pubblicamente, i contratti di fitto per le unità navali russe dei porti siriani, chiaro che anche la situazione in Siria comporta un non agevole uso di questi porti per la Russia. L'unico porto che restava alla Russia come sbocco sul Mediterraneo era Sebastopoli, in Crimea, quindi in Ucraina, e poiché Sebastopoli affaccia sul Mar Nero, è chiaro, non era un affaccio diretto sul Mediterraneo, ma un affaccio sul Mar Nero dove poi attraverso il Bosforo, quindi attraverso costeggiando anche la Turchia, si accede al Mar Mediterraneo. È chiaro che quindi la Russia persa il porto, la possibilità di entrare nel Mediterraneo avendo navi in Libia e con la difficoltà di avere navi in Mediterraneo avendole in Siria, vede sottrarsi anche quest'ultima possibilità più o meno agevole di avere delle flotte in Mediterraneo. È chiaro che insieme al fatto che lì passa uno dei gasdotti che trasporta il gas dalla Russia verso l'Europa, la Russia va a difendere i suoi interessi, per cui quella che noi vediamo ancora come un conflitto di piazza, come tra virgolette, anzi non davvero, come una vera e propria guerra civile magari basata sui diritti, invece palese uno scontro geopolitico, senza voler in questo momento dire chi ha torto o chi ha ragione, semplicemente analizziamo lo schema di due giocatori che stanno lottando per le risorse e per lo spazio vitale, dal punto di vista geopolitico, e che si vanno a confrontare, e chiaramente, poiché uno dei due sta soccombendo e sta perdendo non solo un gasdotto, ma soprattutto sta perdendo l'ultimo accesso possibile al Mediterraneo, che è in questo momento è una delle regioni più importanti a livello mondiale in questa guerra per le risorse, sia perché sono stati trovati negli ultimi anni alcuni ultimi giacimenti di petrolio, sia perché tutta una serie di condutture del gas passano attraverso questo, sia per tutta un'altra serie di ragioni che magari sarebbe utile approfondire in altri luoghi. Questo a nostro avviso, questo problema non mancherà nei prossimi giorni di acuirsi in una crisi molto più forte di una già cruenta guerra civile o guerra di piazza che si ha a Kiev. E chiaramente queste frizioni comporteranno un'incertezza sui mercati, comporteranno insicurezza. D'altro canto poi abbiamo, come dicevo 2 settimane fa, ci aspettavamo che i mercati sarebbero arrivati a livelli ulteriormente più alti e per poi arrestarsi e prendere una pausa, per così dire, un po' di fiato per poi riprendere una corsa ulteriore al rialzo. E attualmente, coincidenza del
coincidenza, ci troviamo in un momento in cui i mercati hanno toccato questi massimi relativi in alcuni casi, cioè nel senso massimi di periodo come per l'Italia, come per l'oro e come per il rapporto euro-dollaro, e nel caso invece dello standard del PUR 500 oggi ha fatto registrare un nuovo massimo storico a 1867 punti. E diciamo, rispetto ai livelli in cui i mercati sono arrivati, le attività finanziarie di cui parlavamo sono arrivate, e considerando questo aspetto di riflessione geopolitica in essere in questo momento, ci aspettiamo per la prossima settimana una pausa di riflessione dei mercati, cioè quindi una discesa non per forza una discesa violenta, non è detto che sia una discesa violenta, può darsi che tutta la situazione geopolitica almeno momentaneamente si riassorba, ma quantomeno una pausa in cui gli operatori di mercato prendono un profitto rispetto a dopo i guadagni che ci sono stati nelle ultime settimane, rispetto alla situazione che inizia ad incombere sull'Europa in particolare, ma comunque sul mondo tutto. E chiaramente questi due elementi messi assieme di politica interna, con questo nuovo governo che sembra insomma avere una veste molto bella, ma già nel suo primo operare sembra invece macchiare questa veste, e dall'altra parte questa ulteriore nuova frizione geopolitica abbastanza forte, nonostante quello che possa ancora sembrare, rispetto alla guerra per le risorse in atto, avrà secondo noi i seguenti riflessi sul mercato. Dicevamo, innanzitutto, già perché i mercati sono cresciuti abbastanza, nell'immediato potremo avere delle prese di beneficio sulle varie attività finanziarie, quindi sugli indici di borsa, sulle azioni, sulle materie prime. Chiaramente c'è da fare però un distinguo per due materie prime come l'oro e altri preziosi anche, e il petrolio, poiché questa azione geopolitica, se è vero che porta a riconsiderare le proprie posizioni al rialzo in portafoglio, però crea un'incertezza tale per cui potrebbe invece dare slancio sia all'oro che al petrolio. Infatti, per quanto riguarda proprio lo iniziamo l'analisi proprio dall'oro e dal petrolio, come sostenevamo due settimane fa, l'oro, nel momento in cui a nostro avviso avesse rotto dal rialzo il livello di 1280 punti, cioè il livello superiore della fascia 1280-1280 dollari l'oncia in cui stazionava da alcuni mesi, a nostro avviso avrebbe avuto un primo ostacolo attorno ai 1330 dollari l'oncia. Infatti ieri questo prezzo di 1330 dollari l'oncia è stato superato fino a un massimo di 1341 dollari l'oncia circa, e attualmente invece il prezzo del dollaro, il prezzo dell'oro, dell'oncia d'oro, staziona invece leggermente al di sotto di questo livello, attorno a 1325-27 dollari l'oncia. Quindi è importante in questo momento per i corsi dell'oro che si mantengano sopra i 1330-1333 dollari l'oncia, e a nostro avviso se la situazione geopolitica dovesse precipitare, ciò accadrà nonostante, qualora dovesse accadere, potremmo trovarci di nuovo in una situazione in cui avremo l'oro in salita e i corsi azionari in discesa, e che è un disaccoppiamento delle quotazioni che avviene proprio in momenti di grossa conflittualità geopolitica, poiché l'oro non viene più acquistato semplicemente come materia prima, per cui non segue più il ciclo economico, quindi di rialzo o ribasso a seconda del consumo o meno, anche come materia prima o anche come per essere venduto come gioielli o altro, ma segue invece la domanda, i corsi seguono invece la domanda che si ha come bene rifugio, e quindi rispetto a una situazione geopolitica del genere potrebbe beneficiare in rialzo dei prezzi, in quanto verrebbe acquistato come bene rifugio. I livelli a cui fare molta attenzione per capire se questo rialzo potrà proseguire, quindi diciamo stazioni innanzitutto a questi attorno ai 1333 dollari l'oncia, superato il quale livello poi ci troviamo un
livello di alta grossa importanza attorno ai 1360-65 dollari l'once, e qualora dovesse essere superato anche questo livello, il target successivo sarebbe i 1430 dollari l'once, livello importantissimo, perché al di sopra di quel livello potremmo iniziare a considerare l'oro di nuovo inserito all'interno di una tendenza di rialzo di medio periodo e non solo di breve, come attualmente possiamo ancora considerare questo rialzo dell'oro che si è avuto dai 1180 dollari l'once fino ai 1341 di ieri. Stesso discorso per il petrolio. Il petrolio, chiaramente, se si dovesse infiammare la situazione geopolitica, verrebbe acquistato in quanto ci potrebbe essere preoccupazioni nell'approvvigionamento e quindi ci sarebbe un eccesso di acquisti dovuto alla possibilità di stoccarne in maniera maggiore. E d'altro canto, come proprio indicavamo pure due settimane fa, dai minimi fatti negli scorsi mesi a 91 dollari il barile per quanto riguarda il petrolio leggero quotato a Londra, e indicavamo due settimane fa la possibilità del superamento dei 99 dollari al barile come prosecuzione ulteriore al rialzo del dollaro del barile di petrolio quotato a Londra, che avrebbe potuto poi vedere i costi man mano trasportarsi almeno fino ai 111 dollari al barile. Attualmente i costi del barile di petrolio quotato a Londra sono attorno ai 102 dollari e mezzo al barile, e quindi ha superato abbondantemente l'ostacolo che indicavamo attorno ai 99 dollari al barile. Anche se rispetto ai massimi delle ultime due settimane fatti registrare attorno ai 103 dollari e mezzo, siamo sotto di un dollaro, e anche quindi come per l'oro, l'ipotesi nostra è che il petrolio potrebbe avere nella prossima settimana una lieve flessione, magari anche proprio intorno ai livelli che prima indicavamo come fondamentali per una prosecuzione dei rialzi, e c'è quindi di 99-98 dollari e 50 al barile per il petrolio quotato a Londra e di 1330 e magari più sotto anche 1280 dollari l'once per l'oro, quindi potremo assistere a un rifiatamento dei costi verso questi prezzi per poi riprendere la corsa al rialzo anche per il motivo che indicavamo, per la motivazione geopolitica. Stesso discorso due settimane fa facevamo per i corsi azionari, cioè ci aspettavamo un rifiatamento di breve periodo che c'è stato, per poi vedere i corsi invece proiettarsi più in alto. Nel caso dello standard del PUR 500, oggi c'è stato un massimo a 1867 punti, nel caso invece dell'indice FTSE MIB 40, dell'indice azionario delle principali azioni italiane, c'è stato un massimo la scorsa settimana attorno ai 20.600 punti, e ora più o meno staziona attorno ai 20.400 punti. Anche in questo caso l'attesa è per un lieve ribasso dei corsi che potrebbe proiettarsi poi successivamente fino ai 21.200 punti per quanto riguarda l'indice FTSE MIB e anche fino ai 1.900 per quanto riguarda lo standard del 500. Questo potrebbe accadere, noi ipotizziamo, non subito, ma ci potrebbe essere un rifiatamento anche sui corsi azionari la settimana prossima di breve respiro, quindi diciamo che per quanto riguarda l'indice FTSE MIB ci potremo trovare un ribasso al massimo attualmente a mio avviso attorno ai 19.400 punti, cioè circa 1.000 punti sotto, non proprio poco, insomma parliamo di circa un 4% o anche meno di questo livello, per poi riprendere la corsa verso i 21.200. Ma se i 21.200 dovessero essere raggiunti già la prossima settimana, quindi tutta in un'unica tirata, e le condizioni geopolitiche e politiche non dovessero cambiare come scenario rispetto a quello che abbiamo descritto sinora, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente economico dell'economia europea rispetto a quanto detto nelle precedenti puntate, è chiaro che arrivati a quei livelli, cioè di 21.200 punti per
l'indice FTSE MIB è di circa 1915 per lo standard del 500, da quei livelli, a prescindere dalle situazioni geopolitiche ed economiche, è molto probabile, è proprio una questione di statistiche, di cicli statistici, da quei livelli è probabile che assisteremo a storni consistenti nei prezzi delle azioni, potrebbero arrivare anche nell'ordine insomma, del 10% e oltre. Partiamo con un minimo 10%, ma potrebbe anche andarsi molto oltre. Molto poi dipenderà dalla situazione geopolitica di quel momento, dal precipitare o meno della stessa e da altre condizioni che eventualmente potrebbero presentarsi. Quindi l'indicazione è assolutamente in questo momento, chi di voi non è ancora entrato sui mercati azionari, è di non farlo in questo momento, ma di attendere o questa pausa di riflessione dei mercati o attendere il top dei 21,2 per l'indice FTSE MIB, 1,9 per lo standard pur 500, aspettare uno storno consistente per rientrare. Perché ricordiamo che ancora in questo momento, sul medio periodo, rispetto alla situazione geopolitica in atto, rispetto all'indirizzo economico che prevale in Europa, e a nostro avviso ancora le azioni di società che offrono beni e servizi a domanda piuttosto rigida o a capi di demanda, cioè a domanda capziosa, sono a nostro avviso da preferirsi rispetto a una serie di tante altre attività, ivi compresa la liquidità da investire in obbligazioni o in conti deposito, soprattutto in virtù del fatto che ci si ritorna a parlare di possibilità di prelievi forzosi in Europa o di ripianare dei debiti, le perdite delle banche con il denaro anche non solo degli obbligazionisti, degli azionisti, ma anche eventualmente dei correntisti. Certo, se poi ci sarà una patrimoniale, addirittura a quel punto saranno colpite le azioni, saranno colpiti gli immobili, sarà colpito tutto, ma a parità di attività economiche è da preferire ancora, a nostro avviso, in questo scenario, le azioni che offrono questo tipo di servizi e o di beni, e che come sempre sono quelli che offrono beni che offrono a distribuzione e produzione di energia, di farmaci, di industria alimentare di base, e contraintuitivamente i due settori che indichiamo sempre, che può sembrare contraintuitivo investire in un periodo del genere, cioè il settore del gioco pubblico e il settore del lusso. Il primo perché per delle relazioni abbastanza studiate dimostrano che nei momenti di grande crisi economica il volume delle giocate aumenta perché le persone magari trovano in qualche modo, cercano una speranza nel gioco per poter rivalersi rispetto a una situazione che in certi casi può essere drammatica, e quindi può sacrificare altri beni di consumo voluttuari dedicandogli al gioco. Per quanto riguarda invece i preziosi, il discorso è un altro, cioè che la domanda dei preziosi, poiché già in una fase non di crisi, bene o male, è effettuata da persone con grossi capitali, cioè proprio quelle che bene o male in questa crisi hanno una ridistribuzione del reddito, se non a loro favore, quantomeno non a loro sfavore, in qualche modo questi settori potranno risentire di meno del calo della domanda rispetto ad altri settori invece laddove chi effettua la domanda non ha delle grosse capacità economiche. Quindi da una parte beni più o meno necessari o di cui si può fare a meno ma non completamente a meno, dall'altra parte di beni di lusso oppure di aziende che offrono servizi di gioco pubblico. Chiaramente entrare a scegliere una tempistica di entrata sul mercato che ci faccia acquistare a prezzi più o meno più bassi è sempre ha una sua importanza nel rendimento dell'acquisto delle azioni, per cui
ribadisco, seguire i mercati, se non si è entrati sino dal tuo mercato, converrebbe a questo punto aspettare fino a aspettare una pausa di riflessione degli stessi e quindi aspettare una discesa dell'indice FTSE 40 almeno attorno ai 19.400 punti, monitorare settine quel livello e qualora dovesse andare sotto a quel livello aspettarsi un ribasso anche più consistente anche attorno fino ai 17.500 punti, non in un'unica battuta, ma con quella possibilità di estensione. Mentre invece un mantenimento del livello di 19.4, pur in un'eventuale pausa di riflessione dei mercati, potrebbe essere un'ottima occasione di acquisto, un punto di ingresso o di primo ingresso sui mercati azionari italiani. Allo stesso tempo, per quanto riguarda l'indice standard e pur 500, i livelli sono 1.910 corrispondenti al nostro 21.2 sull'indice FTSE MIB e al di sotto, rispetto al 19.4 che indichiamo sull'indice FTSE MIB, potremmo più o meno indicare un prezzo che va attorno ai 1810 punti di standard pur 500. Allo stesso tempo, per chi invece ha già in portafoglio azioni, il consiglio è di proteggersi magari con l'acquisto di opzioni ribassiste con un livello di prezzo molto distante da quello attuale, per cui se ci dovesse essere un forte ribasso dei costi, si apprezzerebbero di molto queste assicurazioni contro il crollo dei mercati e quindi parte delle perdite del portafoglio azionario verrebbero compensate da queste assicurazioni. In questo momento diciamo è consigliabile anche ricominciare a considerare la possibilità di scommettere sul disaccoppiamento dei mercati azionari rispetto all'oro, quindi per chi per gli investitori che hanno un'ottica più dinamica, potrebbe essere forse giunto il momento di cominciare a vendere mercati e acquistare oro, scommettendo sul restringimento di quella forchetta che si andava allargando negli ultimi anni, che è un modo diciamo meno rischioso per scommettere scommettere, utilizzo chiaramente questo termine, anche se non è piacevole rispetto a quello che potrebbe accadere, quindi per scommettere sull'aumento della conflittualità geopolitica. Manca il nostro appello l'analisi che come sempre svolgiamo anche sullo cross euro-dollaro, ma anche su questo il movimento è stato più o meno quello che ci attendevamo nelle scorse settimane, e cioè dopo la pausa di riflessione al ribasso fatta registrare attorno al valore di 1,34 dollari contro un euro, non avendo superato al ribasso questo livello che indicavamo di 1,34-1,33, come avvertivamo, ci aspettavamo poi un rialzo di nuovo nell'area del massimo relativo a 1,38,70 e attualmente l'euro dollaro vereggia proprio attorno al prezzo di 1,38 contro l'euro, riportandosi quasi vicino ai massimi di 2 settimane fa. Beh, a questo punto, come per i mercati azionari, come per le materie prime che abbiamo indicato, cioè l'oro e il petrolio, c'è la possibilità che il cross euro-dollaro sia invece già arrivato a destinazione, magari avendo giusto al massimo un altro mezzo punto percentuale di rialzo, per prendersi una pausa di riflessione e per poi tentare invece la rottura di alzo dei livelli precedenti. Viceversa, sotto 1,34, quindi diciamo che il prezzo di 1,39 dollari per un euro corrisponderebbe al 21.200 di FTSE MIB, 1,910 di standard pur 500 e volendo ai 1,360 dollari once per l'oro, e questi sono i livelli al rialzo da considerare, superati i quali invece potremmo avere un rialzo che non avrà una pausa di riflessione. Al di sotto invece abbiamo il livello di 1,34-1,33 per il cross euro-dollaro, al di sotto del quale invece avremo delle proiezioni ribassistiche consistenti
che in prima battuta potrebbe arrivare fino attorno a 1,29 dollari per un euro, così come sul FTSE MIB 40, l'indice dei principali titoli azionari italiani. Questo livello corrispondente al 2,34 del cross euro dollaro si staziona attorno a 19,4 e al di sotto invece anche in questo caso per il FTSE MIB avremo, come già indicato, una possibilità di discesa fino ai 17.400 punti, così anche l'indice standard del PUR 500 il livello superiore attualmente il livello di massimo storico corrisponde a 1.900-1.910 dollari, 1.910 punti, mentre il primo livello inferiore è attorno ai 1.800 punti, al di sotto del quale anche in questo caso assisteremo a un rovescio dei corsi di una certa consistenza, almeno fino ai 1.700 punti di indice. Allo stesso per l'oro, il livello inferiore al quale guardare con attenzione è il livello che precedentemente era quello superiore, cioè 1200, anzitutto 1330 dollari l'uncia e subito dopo 1280 dollari l'uncia. Fin quando l'oro si mantiene al di sopra di questi livelli, non è compromessa la fase rialzista che ha intrapreso nel corso dell'ultima settimana di medio periodo, di breve periodo. Sull'oro non è compromessa. Così per il petrolio quotato a Londra, il mantenimento del livello di 98-99 dollari al barile, il mantenimento di questo livello di prezzi non compromette la possibilità che i corsi poi vadano a raggiungere il target di medio periodo di 111 dollari il barile. Viceversa, al di sotto dei 92 dollari al barile, 92-91 dollari al barile, a quel punto ci attenderemo, come per nel caso delle altre attività finanziarie, un ribasso di più ampia portata. Bene, anche stasera, come al solito, siamo andati oltre il tempo assegnatoci per la trasmissione, ma gli argomenti erano utili e nemmeno li abbiamo trattati con forse la dovuta profondità. D'altro canto, è necessario fare anche sintesi per comprendere e agire sui mercati finanziari, ma soprattutto per navigare a vista in questo periodo storico abbastanza particolare, e quindi ci siamo presi quasi 10 minuti di spazio in più. Chiedo scusa agli amici della regia, e non mi resta quindi che salutare voi tutti, web spettatori, e darvi appuntamento di nuovo fra 2 settimane. Un buon fine settimana a tutti da Alfredo Pauciulo e da Libere TV e arrivederci fra 2 settimane con Open Market, Spazio Economia e Mercati. Buonasera a tutti.